mi mangio le parole stretti sotto un balcone che piove. Ehi, appoggiati qui, è bagnato l'asfalto, ma vedi che fortuna, ci si vede la luna. Lasciami tutto di te, come le strade alle tre. Vieni via con me, sporcati le ali e fammi togliere tutto tranne gli occhi su di te. In un posto che è anche un gesto stupido e romantico, per stare con te e stare con te e stare con te. Orario americano, però sono italiano. Wow, wow, wow. Non sono il tipo un po' annoiato seduto sul divano. Wow, wow, wow. Ho una voglia infinita di vivermi la vita, sempre fuori controllo. Parco all'ombra, ma non mollo. Siamo tutti spietati alle tre. Voi che andate a letto presto non potete saperlo, perché dopo mezzanotte comincia lo show, mi bevo un altro cocktail e ti trucco l'iPhone. Volo come Harry Potter, vedo gli UFO robò, perché il mondo è più bello dopo mezzanotte. Oggi nel locale ho rimorchiato un lavandino, so giustificato, so le 5 del mattino. Solo vodka voglio bere, non riesco più a vedere, diventi bella anche te dopo mezzanotte. Ritorno a casa quando è giorno e vedo tutto sfocato. Che il mondo è più bello dopo mezzanotte. Oggi nel locale ho rimorchiato un lavandino, so giustificato, so le 5 del mattino. Solo vodka voglio bere, non riesco più a vedere, diventi bella anche te dopo mezzanotte. No, e ridi. Roma, sì. O sei veramente bloccato del sì, tutto, esatto. O vai a 200. Era meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale.
A prati fiscali ci si può pure invecchiare, e invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male, a noi ci resta solo il derby della capitale. Però tomba di Nerone sta proprio in culandia, come c'è finito la mi scusi la domanda. Gli rispondo solamente mi ci porta il cuore, sceglie tutto gioie e lacrime pure il quartiere. Chissà se stasera incontro il mio amico Cinghiale, che non è un soprannome, è proprio l'animale, che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà, se no anche sti cazzi, che se non passa. È meglio il Colosseo, ci sono troppe metro, mi sento a casa se non trovo parcheggio. Questo qua non sa guidare, troppi semafori e non c'è manco il mare. Però c'è la tangenziale, circonvallazione come il raccordo anulare. Il naviglio piano di modelle non è male, meglio del Lungotevere pieno di pantegane. Ma sta città la mia parte ferita, resta il binario 9 direzione. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiunge. Gianicolo è imbattibile. È imbattibile. Si vede tutto da sopra. Lui è tuo figlio quello. Sì, sì, sì. Quanti anni ha? 11. Io andavo a scuola là proprio a Gianicolo. A Gianicolo? Sì, lì c'è una scuola a Grilli. Sì. Bellissima. Però è difficile, cioè devi stare là in zona, abitare per prendere, come si dice là, le graduatorie per sì sì per entrare in quella sì sì lì purtroppo devi stare in zona. Sei mai stato all'orto botanico? No, non sono mai stato. Vacci con tuo figlio una volta, è bellissimo. Figo. È proprio là, lo vedi pure da cioè avete visto dei giardini sotto, sì, il giardino, sì, quello sì, è sì, l'orto sì. Botanico, foreste di bambù, bellissimo, giardini rocciosi. Vacci, come si chiama tuo figlio? Hilo. Nome hawaiano. Lui è romano, quindi sì, è sì, nato è romanissimo proprio. Sì sì, cioè Milano è la Mecca, oramai tutti vengono qua. Tutti quelli di Roma che alla fine poi riescono a campare con la musica comunque vengono a Milano da un sì. po'. Non so, Emanuele Noiz lui vive qua, un sì, sacco sì, di sì. gente vive qua. Ma te lo sei spiegato del perché non... Perché io me lo spiego semplicemente una cosa banale, che alla fine tutte le major stanno qua. Per le hotel! Sì. Colpa delle pantecane, colpa quindi è tutta vera. Colpa delle pantecane che stanno a Roma, che non ci fanno le peggio. Dal disagio nascono pure le cose fighe. Assolutamente. Però il disagio non possiamo pure i soldi. Beh, ma è quello che dicevi giustamente, cioè prima hai citato Detroit. Detroit, la città più disastrata. Ma no, d'America, probabilmente del mondo dopo. Era fallita, no? Sì, che sì, era sì. fallita. Ma a Detroit c'era una cosa strafiga. Te piace quella roba là? Io diventavo pazzo. Grecchino, non lo sapevo, cioè, non me l'aspettavo. Io tipo Kevin Saunderson, tutta la roba vecchi anni 80, cioè la Detroit techno nasceva in una città che era l'inferno. Io sono stato una volta sola a Detroit, sì. Città era fallita, non avevano più i soldi della corrente, dei lampioni, però lì musicalmente, se ci pensi, tutta l'elettronica, cioè Richie Hawtin è dall'altra parte del fiume, no? Cioè sì, è di Detroit, però
in Canada, Windsor. Sì, è vero. Dove c'è il disagio necessariamente, o comunque c'è difficoltà. Comunque dove non c'è lavoro, la gente ha tanto tempo libero, la noia, poi sì, la base della musica è uno dei migliori posti da tempi. Assolutamente. Cioè, non so te, però io almeno ho iniziato a fare musica soprattutto perché anch'io, mi annoiavo e non sapevamo come passare il nostro tempo. Sì, no, esatto, non penso c'era modo tutti, di concretizzare, però. Cioè dici, non sapevi come quagliare quello che penso avevi in testa. Penso che tutti quelli che iniziano a fare musica per passione iniziano adesso. È vero, è vero. Cioè, a meno che non inizi proprio con l'idea devo fare i soldi, così, che però già all'età tua non era nessuno iniziava così. Hai fatto uno studio, sì, sì, no, ma io c'ho proprio la cantina, a me piace lavorare, cioè sì, ho fatto il trattamento acustico e tutto quello che ci voleva, ho fatto un vocal booth per cantare, però mi piace fare le cose, appunto, il mio computer, Logic. Sì, ma la cosa più naturale, la formazione più facile da trovare in giro era trovare una chitarra, una batteria, una voce e mettere su una. Ora, cioè, questo è sia perché la gente non sa più suonare, sia perché comunque ci vuole uno studio. Ora la cosa più formazione più standard è un computer nel cazzo. Ma poi anche il discorso delle voci. Io per esempio che sono un fan dell'autotune come suono. Ma ci sta un po' di autotune nel pezzo tuo? Sì, no? sì, un pochino. Te l'hai mai sentito uno a Milano, un romano a Milano che dice sta cosa come modo di dire, no? Molti romani a Milano dicono a Milano è bella, però il posto più bello di Milano è il binario per Roma. Il è vero. Quella è la cosa più bella di Milano, è il treno per Roma. Bravo, quello è un po' il concetto che volevo dire nell'ultima strofa. Sì. Can think straight, I'm alright. It's too late, yeah, at night. I am light, I am bright. In the night, out of sight, I'll be bright like a star. I go far like a star. We'll go far in the dark. Ti ricordi lontani ma quei ragazzi lì in macchina, morire in matematica come pioggia che poi cadrà. La vita che non capirai, siamo una luna pallida e ad amarsi ti ammalerai. Si guarì di ceramica, si guarisce metà e metà. La vita è una metafora cinematografica come una videocamera. Toglie senza darci motivi, sì. Crisi ed instabili tratti emotivi, sì. Quando non ci sarai ti prego fingimi. Quando la notte non potrò più stringermi, resta stanotte, sì, anche se la egoista, sì. Anche se guarissi solo per finta, sì. I am light, I am bright. In the night, out of sight, I'll be bright like a star. I go far like a star. We'll go far in the dark.